Papà, basta, questa è la prima e l'ultima volta che vengo a prendere. Ma come? Tutto quello che ho fatto per te, dopo la morte di tua madre, ho creato un'azienda che è tutta roba tua. Sei l'unico figlio che ho e tu mi stai distruggendo. Ma la vuoi smettere? Tu vuoi mettere nella testa di poter anche tu aiutarmi a lavorare, di portare avanti un'azienda che ci sono 7-8 persone lì che stanno a aspettare a te? Basta! Tu vuoi nemmeno più accompagnare, l'ultimo giorno che mi viene a prendere, come devo fare io per andare lì in campagna? Tu la devi smettere di fare queste cose, hai capito? Ti ho detto questa è la prima e l'ultima volta che ti vengo a prendere, basta! Non voglio sapere più niente del lavoro perché non mi è mai piaciuto di lavorare e non voglio lavorare proprio adesso. Niente, nemmeno una sedia, aiuto a scendere. Hai capito, non voglio proprio niente di fare niente. Mi piace solo mangiare e bere, nient'altro. Ma che vuoi tu con queste campagne? Ti metto solo ad andare avanti indietro. Ma come fai tu a lavorare qua? Io non lo so. Ti sembra bello quello che stai facendo invece di aiutarmi, a dare una botta di veleno sopra le piante? Ma ti devi insegnare, lo devi fare tu queste cose, a me non mi interessa. Io lo devo fare, Sì che non mi interessa. Scusa, se a me non mi piace, perché lo dovrei fare? A me piace tutta altra vita. Tutta altra vita? Sì. Vabbè. Dai, mentre io preparo la roba per fare gli alberi, prendi i sacchi dentro e inizia a cacciarli fuori. Per me. Aiuto a mettere non mi interessa, il qua per mettere la medicina dentro. Va, tu a questa campagna. Tu vai a prendere i sacchi della concima, forza! Ma tu cosa vuoi da me? Lascia stare! Ma hai visto che gli operai adesso se ne sono andati? Non lo vuoi capire, mi devi lasciare stare! Aiutami a provare la roba per domani! Me ne frega proprio a me di queste cose! Ma ti sembra bene quello che stai facendo, eh? Io a questa età a preparare, a prendere i sacchi che pesano, che tu mi dai una mano e che io preparo la roba ma tu non l'hai capito, non mi interessa! Qua quando sei morto tu mi vendo tutto! Dai il chiappa anche sul tavolo come l'avresti voluto dare ma a me! Non mi interessa! Ti sembra bello questo! Ma lasciami stare, fammi il favore! Per piacere! Ti devo lasciare stare, ma vedo un po' qua, lavorando tua madre per stare qua adesso, a vedere se facevi questi gesti, se facevi queste cose! Mi avrebbe capito che non mi piace questa vita! Avrebbe capito! Qua mi vendo tutto, tu fai un sacco di casino! Ti vendi tutto! Sì, mi vendo tutto! Mi metto a sfogare la gente, gli operai, la terra, ma che me ne frega! Non l'hai capito che mi piace fare una bella vita! Ma dove te ne vai adesso, invece di venire qua dai tuoi? Lasciami in pace, fammi stare. Ma come ti devo lasciare in pace? Forza! Vieni! C'è il sacco che ti ho portato qua. C'è il sacco che hai fatto, ci manca l'hai preso tu la roba. Ma non l'ho preso io, è tutto per te questo che sta qua, vedi, mica mio. Ti vuoi muovere con questa concime che devo andare via? Fai presto, dai! Papà! Papà!
Tantissimo, purtroppo l'ho capito, non è mai troppo tardi, però l'ho capito tardi, quando lui non c'è più. Questa masseria passerà in generazione da nonno a me a te, da te a tuo figlio. E così andiamo avanti questa azienda, perché è importante. Vedi, le piante già stanno fiorendo, fra poco faranno i pesci. È bellissimo la campagna. Io porterò il lavoro del nonno avanti e così farei tu da grande e porterai il mio lavoro avanti. Sai, mi ricordo ancora il nonno quando lavorava e io non lo capivo. Andiamo, dai. Papà, avrei voluto conoscerlo anch'io, allora.